Ciao ciao a tutti, allora in questo video vedremo come fare questi due piccoli accessori che fanno fa parte del mio mitico set per cucito, che fanno parte anche del giveaway che però quando avrò pubblicato questo video sarà già finito. Quindi abbiamo il puntaspilli e poi qui lo scissor fob, praticamente non so come si dice in italiano, anzi se lo sapete me lo fate sapere, che è quel cosettino che si attacca alle forbici, ve lo faccio vedere, si infila così. E lo infilate le forbici e serve per, vabbè, per non perdere le forbici, diciamo che più che altro è per bellezza. Quindi, ragazze, io spero che questo mio simpatico set vi possa piacere e faccio in bocca al lupo, cioè spero che sia piaciuto, visto che il video verrà pubblicato dopo, alla ragazza che l'ha vinto, e vi mando un bacione e a presto, ciao. Per realizzare questo progetto avrete bisogno di filati nei colori desiderati, uncinetto adeguato, della stoffa, ago e filo, un paio di forbici, un pennarello per segnare il modello nella stoffa, degli oggetti per aiutarvi a segnare i tondi nella stoffa, ago grosso, degli spilli, del materiale per imbottire. Allora, iniziamo facendo il nostro cappio lasciando un poco di filino finale, come al solito, che poi dovremo nascondere. Allora, iniziamo facendo. Allora, se utilizzate un filato molto sottile, io vi consiglio di fare 5 catenelle sottile come quello rosa che ho utilizzato. E poi nella prima catenella voi vi andate a unire lasciando il filino finale sopra, vedete? E fate una maglia bassissima. Ok, in alternativa potete fare il magic ring del quale vi lascio il link sotto. Ok, poi a questo punto fate 3 catenelle che vi verranno come prima maglia alta, poi filo sull'uncinetto e inserendo l'uncinetto dentro, e vedete lasciando sempre il filino finale sopra l'uncinetto in modo da portarlo appresso, facciamo 9 maglie alte che insieme a queste 3 catenelle faranno un totale di 10 punti. Vedete, a questo punto andiamo nella terza delle 3 catenelle che abbiamo fatto. Qui c'era la prima maglia alta che abbiamo fatto, quindi nell'ultima delle 3 catenelle noi andiamo a inserire l'uncinetto e facciamo una maglia bassissima per chiudere, vedete? E poi, sempre inserendo nella stessa maglia, nello stesso punto, scusate, facciamo, ecco qua, tiriamo fuori e facciamo una maglia alta e scusate, una maglia bassa e una catenella. Questo gruppo di maglie ci varrà come una maglia alta. Poi filo sull'uncinetto e sempre sullo stesso punto facciamo una maglia alta. Ecco qua. Poi nella maglia successiva, nella maglia a fianco, che sarebbe la prima maglia alta che abbiamo fatto, inseriamo l'uncinetto in questo modo e facciamo quindi una maglia alta a rilievo, tirando bene, non fate questo, tirate bene. Poi nella maglia alta successiva, naturalmente fate attenzione a non saltare delle maglie perché io, ovviamente indovinate, nel primo giro ho saltato delle maglie le prime volte. Quindi nella maglia successiva facciamo questo gruppo di maglie, esattamente 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte, sempre nello stesso punto. Quindi 1, 2 maglie alte. Una catenella e sempre nello stesso punto qui ancora 2 maglie alte. Una e due. Poi punto successivo nella maglia successiva una maglia alta a rilievo, sempre tirando bene e continuiamo così fino alla fine del giro. E l'ultimo punto che ci dobbiamo trovare a fare sarà di nuovo una maglia alta a rilievo. Quindi vedete, ho fatto il mio ultimo gruppo di maglie, ora nella maglia successiva qui devo fare la maglia alta a rilievo e qui ritrovo le mie 3 catenelle con le 2 maglie alte che avevo fatto. Quindi intanto mi faccio la maglia alta, l'ultima maglia alta a rilievo, tirando bene, poi ecco, mi vado a cercare il buchino, diciamo, dove avevo fatto quel gruppo di maglie, inserisco. E mi faccio 2 maglie alte, ecco qua. Naturalmente vedete che ho un po' di
Non un po' di difficoltà, lavoro un po' così perché naturalmente sto lavorando strettissimo, vabbè c'è caldo, mi sono un po' innervosita e sto lavorando strettissimo, vabbè sono sempre la solita. Quindi poi facciamo, l'ho già fatta, ve la faccio rivedere, faccio una catenella e mi vado a unire a quel gruppo di maglie dove ho fatto una maglia bassa e una catenella, mi vado a unire lì e mi faccio, vedete, prendendo due fili, scusate. Prendendo due fili mi faccio una maglia bassissima e questo è il secondo giro. Vedete, già si vede che ha la forma di una stellina. Ecco qua, quindi a questo punto inserisco l'uncinetto, vedete qui, fra i due gruppi di due maglie alte, inserisco lì. Ecco, tiro fuori e mi faccio di nuovo una maglia bassa. È una catenella e questo gruppo di maglie mi vale ancora come una maglia alta. Poi filo sull'uncinetto e sempre nello stesso punto mi faccio due maglie alte. Due maglie alte, poi mi vado a cercare la maglia alta a rilievo. Vedete, questa è la maglia alta a rilievo che avevo fatto sotto e lì mi faccio una maglia alta a rilievo e continuo così. Cioè, continuo così, adesso vi faccio vedere poi nell'altro gruppo di maglie, nel gruppo di maglie successivo vado in mezzo, vedete qui c'erano due maglie alte, una catenella, due maglie alte, vado in mezzo, inserisco e mi faccio un gruppo di maglie con 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte ed ecco la terza maglia alta. Ok, poi di nuovo mi vado a cercare la maglia alta a rilievo, eccola qui. E continuo così, una maglia alta a rilievo e un gruppo fatto così composto come abbiamo appena visto, fino alla fine del giro. Ecco qua, quindi vedete ho fatto l'ultimo gruppo di maglie e facciamo l'ultima maglia alta a rilievo. Ecco qua. E poi ci andiamo a riallacciare dove avevamo fatto la prima parte del gruppo di maglie, sempre nello stesso punto, inseriamo e facciamo 3 maglie alte. Una catenella e poi ci andiamo a riallacciare a quella catenella che avevamo fatto del gruppo di maglie e facciamo ancora una maglia bassissima. Ok, quindi a questo punto questa è la nostra prima fase, stiamo facendo lo scissor fob, quindi cosa facciamo? Ne facciamo due a questo punto, da qui tagliamo il filo, ne facciamo un altro identico e poi li andiamo ad unire e vi faccio vedere come. Allora, quindi a questo punto due casi, se avete fatto diciamo dello stesso colore, se lo fate dello stesso colore perché magari avete uno sfumato, praticamente dovete nascondere i fili, però un filo non tagliatelo e continuate a lavorare come vi farò vedere adesso subito dopo. Invece se avete come in questo caso le due parti dello stesso colore, poi usate per rifinire un colore contrastante, allora prendete i due pezzi, ovviamente rifinite tutti i fili e tagliate tutti e due i fili. Poi unite dalla parte, vedete qui, dove c'è la punta della stellina, fate sempre lasciando un po' di filino finale, fate prima una maglia bassissima, poi questo filino finale, ecco, lo togliamo che va sempre in mezzo. Poi fate una maglia bassa, ecco qua. Poi vedete questo primo pezzettino dove avete fatto la maglia bassissima, lo togliete così poi vi rimane il retro, cioè il retro, vi rimane la maglia bassa, vi rimane perfetta. E poi continuate a lavorare come vedremo adesso, con lo stesso filo, ok? Poi vedremo come preparare le imbottiture. Quindi vediamo l'ultimo giro, faccio 3 catenelle, poi qui dove c'è la maglia bassissima io inserisco e mi faccio in pratica questa sarebbe una maglia bassa a rilievo, ecco qua, poi 3 catenelle e dove c'è il gruppo di maglie, vedete, inserisco in mezzo e faccio una maglia bassa. Poi di nuovo 3 catenelle e una maglia bassa a rilievo e tutto questo fino alla fine del giro. Quindi ho fatto la mia ultima maglia bassa a rilievo, poi faccio 3 catenelle, 3 catenelle e poi vedete dove avevo iniziato, dove c'erano il primo gruppo di maglie, mi vado a fare una maglia bassa per chiudere, diciamo, e poi da qui però non vado a tagliare il filo, adesso per ora lo lascerò così perché
Vedete, io qui il filo l'ho tagliato, poi andrò ad unire queste due parti, quindi il filo non lo taglio perché continuerò a lavorare in questo modo, poi vi farò vedere come. Quello che dobbiamo fare adesso è fare il cuscinetto da mettere, da inserire dentro ai due pezzettini, insomma, e vedremo come. Allora, vedete, ho fatto una catenella che è lunga circa 20, 19 centimetri, 18-19 centimetri. Ok, quasi 20, insomma. E questa catenella adesso la metto da parte, sarà il cordoncino del mio scissor fob. Allora, vedete, ho preso due pezzi di stoffa, li ho messi rovescio, scusate, dritto contro dritto. E ho tracciato con, vedete, due cerchi del diametro dei miei piccoli accessori. Vedete, ovviamente mi sono aiutata con, vabbè, in questo caso avevo dei cosmetici e quindi mi sono aiutata con questi. E quindi ho tracciato sul rovescio questi due cerchi, poi ho fissato degli spilli e adesso andrò a cucire. La stoffia l'ho messa a doppia così non devo fare 10.000 calcoli e andrò direttamente a cucire. Voi magari cucite a macchina, io cucirò a mano, lasciando una bella apertura, tanto ve la faccio vedere adesso quanto che apertura lascio, che vi servirà in pratica, voi cucite così, che poi vi servirà per girare questo cosettino. Quindi vedete, ho cucito, non so se si vede, tutti e due i cuscinetti, ecco, l'ho lasciato in tutti e due circa, ho cucito dal rovescio, circa 2 cm liberi, perché poi, e non ho tagliato, vabbè, io non ho tagliato il filo, perché poi mi servirà, ovviamente dovrò cucire, quindi li giro, tutti e due i cuscinetti. Ecco qua, vedete, quindi ho inserito già l'imbottitura, adesso ho l'ago inserito anche, adesso cosa faccio? Prendo questi due, insomma, il cordoncino, ecco, lo metto dritto, vabbè, sempre per la solita cosa che io, a me piace fare le cose precise, e lo inserisco dentro. Ecco qua, eventualmente mi aiuto sempre con l'uncinetto. Quindi vedete, l'ho inserito un po' dentro in questo modo, io sto iniziando a cucire da questa parte, anzi mi metto così che mi viene più comodo, e faccio dei punti a sopragitto, non so se avete presente, tanto non importa perché questa parte verrà coperta dall'uncinetto, sì, da, insomma, dal lavoro fatto a uncinetto. Quando arrivo ai due, al cordoncino, ovviamente lo prendo con l'ago. E lo cucio in mezzo, quindi niente di più semplice, vedete? Tenendo, cioè facendo un paio di punti di modo che ovviamente che sia fissato molto bene. E continuo così. Ecco qua, allora vedete, io qui sono, l'ho fatto le ultime 3 catenelle e qui dovrei fare la maglia bassa per chiudere. Invece cosa faccio? Entro qui nella maglia bassa dell'altra metà dello scissor fob, vedete, e faccio qui una maglia bassa. Ecco fatto, e poi procedo come abbiamo visto per il puntaspilli, cioè faccio, ah no, scusate, allora, e faccio 3 catenelle, ok, poi faccio il pippiolino. E poi da qui faccio 3 maglie basse. Nelle 3 catenelle volanti che avevo fatto, no? E poi qui lo stesso mi vado a prendere le due maglie basse. Queste sono le due maglie basse a rilievo. Adesso in camera viene un po' male, però quando lo faccio, ecco, lo fate normalmente, viene più semplice. Ok, e quindi qua mi faccio prima la maglia bassa, poi 3 catenelle e il pipiolino. Ecco qua, e continuo così. Dove trovo le catenelle volanti mi faccio le 3 maglie alte e poi il pipiolino, la maglia bassa e il pipiolino dove c'è la corrispondente maglia bassa. E infilerò il cuscinetto quando sono circa a metà.
Quindi vedete, sono più o meno a questo punto, mi mancano 3 centimetri. Ho inserito vedete, ho inserito qui il cuscinetto e ho fatto passare il gancetto, insomma, questo cordino l'ho fatto passare sotto in mezzo alla catenella, che poi adesso in questa catenella ci devo fare le tre maglie alte, scusate, le tre maglie basse volanti, perché non volevo appunto legarlo far sì che il cordino si legasse alla parte fatta ad uncinetto, perché ho paura che poi si slabri e rimanga male. E niente, quindi continuo. Adesso qui ho fatto la maglia bassa, faccio il pipiolino e quindi vedete qui ho il laccetto, lo metto via, lo sposto in modo che non mi vada in mezzo alle scatole, diciamo. E inserisco in mezzo se riesco, ecco, e prendo come normalmente. Poi quello lì, il laccetto uscirà appunto da quella parte. Ok, 3 maglie basse, eccetera, eccetera, fino alla fine del giro, e poi chiuderò qui con una maglia bassissima. E praticamente è fatto. Quindi, ragazze, io spero che questo video vi sia piaciuto. E ci vediamo alla prossima. Ciao.